Ok, benvenuti a questo nuovo evento del nostro ciclo di conferenze sulla fenomenologia clinica. Oggi siamo qui per un incontro su psicopatologia e atmosfere, prima del soggetto e del mondo con Tonino Griffero e Gianni Francesetti. E come al solito ricordo un po' le attività della nostra associazione, dell'Associazione Italiana di Psicologia Fenomenologica in corso. Per quanto riguarda la rivista Meet the Sign, abbiamo pubblicato nelle scorse settimane due articoli, una recensione al libro Ecologia del cervello di Fuchs e una tesi sulla banalità e la poesia, e le trovate online sulla nostra rivista Meet the Sign. Il primo è nella sezione Eredità, il secondo invece nella sezione Nuove Voci. Poi ricordo la prossima conferenza che sarà il 18 novembre, sempre alle 18, sul pensiero di Barison sulla schizofrenia con Giuseppe Migliorini e voglio anche ricordare un altro evento che sulla scorta di questo sarà a Napoli. Il 19 novembre alle 9:30, Atmosfera e incontro, i fondamenti della clinica fenomenologico-dinamica, si terrà presso l'Istituto Italiano di Studi Filosofici a Napoli e ci saranno, oltre a Tonino Griffera, Gianni Francesetti, anche Gilberto Di Petta e Giovanni Stanghellini. Lascio quindi la parola a Maria. Sì, io intanto ringrazio per aver accettato questo invito il professor Griffero e il professor Francesetti. Ci tenevo molto perché questo è un libro importante. Di là dove? Mi sembra verso la dispensa. Cioè, sveglia bocchi. Io porto allora qui in stire. Ecco, è un libro che è stato pubblicato nella prima edizione in inglese e che ha avuto una grande diffusione, una grande risonanza, e questo ha contribuito quindi in qualche modo a quella che viene chiamata la svolta atmosferica nelle scienze umane e sociali. È un momento in cui il terreno, speriamo, è più fertile per accogliere questo tipo di studi. E per noi ha un'importanza peculiare, dico per noi che vorremmo fare della psicologia fenomenologica, perché lo studio filosofico sulle atmosfere si incontra qui, grazie anche in questo libro al contributo di Francesetti e di altri, con il tema clinico. E quindi con l'aspetto cruciale dell'intersoggettività. E non nascondo che quando per la prima volta ho visto il libro di Griffero del 2010, che si chiamava Atmosferologia, ho parlato, non so se ti ricordi Gilberto, ho parlato con te dicendo: porca miseria, perché sono sempre i filosofi che affrontano i temi che dovrebbero stare più a cuore a noi che facciamo i clinici, no? Poi mi rispondo in realtà perché la psicologia non si muove in questo clima, in questa direzione. Però, insomma, mi rimane sempre un po' di rammarico per il fatto che dobbiamo sempre inseguire qualcuno che prima di noi pensa a queste cose. E comunque, in realtà, per esempio, in psicologia non tanto, ma nella psicopatologia di orientamento fenomenologico, è indubbio che qualcuno delle atmosfere ha parlato. Penso agli Jaspers. L'idea stessa la nozione di Van Stimmung, in fondo, è la descrizione di un'atmosfera. E poi Strauss, soprattutto Tellenbach, gusto e atmosfera. E da noi Caglieri, le descrizioni che Caglieri fa della perplessità, che è un suo concetto, sono descrizioni di atmosfere vissute.
o gli spazi intonati di Biswanger. Quindi, tuttavia, noi conosciamo queste cose, ma la psicologia e la psicopatologia ufficiale non fanno molto riferimento a questi studi. Ecco, adesso la nuova fenomenologia di Schmitz ha risvegliato l'idea che il sentire, la dimensione epatica dell'esistenza, non sia qualcosa di interno all'individuo, qualcosa che sta dentro di noi, ma sia una significazione diffusa, un campo di significato pragmatico e non fedele. E quindi tantissimo raccoglie tutto il resto che da questo stato nasce poi, da questo strato preriflessivo, patico, prende forma, prende vita anche tutta quella gamma di forme, di esperienze, di pensiero che siamo più abituati a trattare. Un altro motivo, ma cerco di essere sintetica, che di grande interesse per questo libro, per noi, è che proprio il suo impianto, la sua fondazione epistemologica, perché lo studio dell'atmosfera ha in comune con la fenomenologia un deciso rifiuto, una alternativa radicale al dualismo. Direi tutti i dualismi, soggetto, oggetto, corpo, mente, esterno, interno, e anche razionalità, irrazionalità. E quindi questo ci accomuna. Penso a tante altre cose che accomunano i nostri campi di interesse a questo tema. Merleau-Ponty, la sua idea della corporeità che viene ripresa, il corpo vivente, il corpo proprio, che viene ripresa moltissimo da Schmitz e poi da Griffero, ovviamente. E Minkowski con l'idea della risonanza. Quindi, più che connessioni tra questo campo di studi e i nostri interessi fenomenologici, si tratta di camminare sullo stesso terreno. Non a caso la fenomenologia di Schmitz, quella di Schmitz, si chiama nuova fenomenologia, anche se è molto diversa da quella di Husserl. Basta, io vi presento gli autori, anche se devo far riferimento al loro ruolo sociale, ma poi li conoscerete appena apprenderanno la parola. Tonino Griffero è professore ordinario di estetica all'Università di Roma Tor Vergata e quindi ovviamente ha scritto molto di filosofia estetica. Io vi cito solo i libri che hanno a che fare con le atmosfere. Questo del 2010 di cui vi parlavo, che si chiama Atmosferologia, estetica degli spazi emozionali, e un libro del 2016 che si chiama Il pensiero dei sensi, atmosfere ed estetica patica, e poi uno del 2013 che si chiama Quasi cose, la realtà dei sentimenti. Quindi vedete che sono temi che dovremmo frequentare. Per quanto riguarda Gianni Francesetti, che ha creato questo ponte tra studi filosofici e pratica clinica, vi dico che è psicoterapeuta della Gestalt, è uno psichiatra, insegna all'Università di Torino, il titolo dell'insegnamento è Il modello fenomenologico esistenziale e la sua applicazione in ambito clinico. Quindi serve anche a presentare il suo campo di interessi. È presidente del Centro Torinese di Terapia della Gestalt e co-direttore dell'Istituto Internazionale di Psicopatologia e Psicoterapia della Gestalt. Ha scritto un libro nel 2020 intitolato Fondamenti di psicopatologia fenomenologico-gestaltica, una introduzione leggera che fa venire voglia di leggere. Subito,
questo sottotitolo, e poi la psicoterapia della Gestalt nella pratica clinica. Vi segnalo anche un libro del 2012 sugli attacchi di panico e la postmodernità. Ecco, vi ho dato delle indicazioni che vi raccomando, e adesso però lascio la parola a loro e mi aspetto da voi molta partecipazione, molte curiosità che questo tema sicuramente suscita e che, avendo questi l'occasione di avere con noi gli autori, potremmo in qualche modo placare. C'è poi Gilberto che ha partecipato al libro e quindi mi aspetto anche da lui, tra l'altro con un bellissimo intervento anche teorico che riguarda la visione eidetica e le atmosfere, quindi anche lì su quello ci sarebbe molto da dire. Quindi devo stare zitta. Prego, non so, comincerà Griffero, vero? Per poi passare a Francesetti. In linea con quanto hai detto, Maria, che i filosofi vengono prima, sembra... Sì, io sono abbastanza d'accordo per quello che è la psicologia oggi, ma che la psicologia fosse più filosofica. Ecco. Mi sentite correttamente? Sì. Sì, ok. Grazie intanto per questa occasione. E molto hai in realtà già detto, perché hai già ampiamente illustrato una filiera che porta da studi di psicologia, psicopatologia, verso il tema delle atmosfere. Gli autori che hai citato avevano in qualche modo intravisto la possibilità di farne una nozione spendibile, nel senso certamente clinico dal punto di vista loro, ma che ovviamente si radicava anche in concezioni filosofiche, penso ai Jaspers, ma anche agli altri che hai citato. E, per evitare di fare un discorso troppo generale, forse può essere utile dire, perché nel libro ovviamente io mi sono occupato, tentato da non competente, di dire qualcosa di probabilmente molto fantasioso soltanto sull'approccio diciamo psicopatologico attraverso le atmosfere. Invece, per quanto riguarda il perché si sia arrivati al tema delle atmosfere, su questo invece naturalmente ho elementi molto più precisi, nel senso che il tema è emerso soltanto una trentina d'anni fa, in verità, e ci ha messo anche la decina per cominciare ad essere inquadrato come tema degno di una riflessione specifica. E si è arrivati attraverso Tellenbach, è vero, che però non è attraverso lui che la diffusione del tema si è avuta. Tellenbach scrive nel 68 questo libro, Geschmack und Atmosphäre, dove introduce la nozione di atmosfera pesantemente, ne fa uno strumento sia di analisi, di diagnostica, insomma, sia anche in un certo senso terapeutico, ma ha uno sfondo filosofico più generale, cioè l'atmosfera per Tellenbach è quella qualità eccedente una situazione e non riducibile completamente alla situazione. Quel di più, come letteralmente dice Tellenbach, che il terapeuta, nel caso suo, dovrebbe fiutare, attraverso specialmente nel suo caso l'impiego del canale sensoriale, sensorio orale, orosensoriale, e anche però l'atmosfera in cui si trova il paziente. L'anno dopo, Hermann Schmitz, che Maria ha citato prima, nel suo sistema di filosofia, ormai nel terzo o quarto volume di questo sistema, che si compone di 10 volumi pubblicati fra il 64 e l'80, e ancora non la chiamava nuova fenomenologia, tra l'altro, e introduce anche lui, in modo tematico, preciso, la questione dell'atmosfera. Il senso è molto diverso, se vogliamo, perlomeno abbastanza diverso. I due si conoscono, ma non c'è un rapporto diretto di lettura, anche perché veramente contemporanei sono i loro libri. Dunque, per Hermann Schmitz, le atmosfere sono un modo per correggere, secondo lui, un errore capitale della cultura occidentale post-platonica. Per dirla in breve, la filosofia greca del V secolo a.C. con Platone e Democrito avrebbe commesso un errore
grave, da cui discende poi tutta una problematica che noi oggi ci troviamo, tanto più nella modernità, che è quella del che lui chiama l'introiezione dei sentimenti. I sentimenti sarebbero stati introiettati in una parte interna dell'uomo, inventata lì, per l'occasione, Platone, chiamata psiche, perché la parola psiche in precedenza esistente non aveva affatto questo significato di contenitore interno dell'uomo, dei sentimenti e anche dei suoi stati razionali, eccetera. Quindi, naturalmente, poi la questione qua è sempre pesante, no? Cosa vuol dire allora che è un errore da cui noi proveniamo e dovremmo potercene liberare, e lo dobbiamo semplicemente diagnosticare? Possiamo davvero tornare a pensare in un modo pre-platonico? Problemi che adesso non tocchiamo, che riguardano qualunque riflessione sulla storia del pensiero, quando il filosofo, spesso il filosofo ha queste ambizioni, pensate ad Heidegger, M1, cerca di decostruire la storia del pensiero occidentale per cercarvi un qualche difetto originario e porvi rimedio. Allora, in ogni caso, la posizione è molto radicale, quella di Schmitz, la più radicale di tutte, nel senso che la posizione di Schmitz non sarà letteralmente seguita praticamente da nessuno di coloro che si occuperanno di atmosfera in seguito. Forse io sono tra i più vicini, in effetti, ma già Gernot Böhme, che è colui che ha diffuso planetariamente il tema, perché va detto, Hermann Schmitz è rimasto molto chiuso nell'ambito tedesco, non avendo traduzioni in inglese fino a pochissimi anni fa. Il primo libro di Hermann Schmitz tradotto in inglese è nella mia collana Atmospheric Spaces e riguarda un'introduzione alla nuova fenomenologia. Quindi il mondo anglo-americano, insomma, in generale, che legge l'inglese, non ha ancora accesso alla teoria dell'atmosfera di Schmitz. Mentre Böhme seppe diffondere maggiormente, anche rendendolo più applicabile il tema, applicandolo appunto all'architettura, soprattutto al mondo dell'arte, eccetera. Però Böhme ha scelto una posizione meno radicale. Cosa intendo con questo? Intendo che mentre Schmitz ritiene che i sentimenti tutti siano fondamentalmente delle atmosfere, cioè dei sentimenti esterni diffusi nello spazio che ci circonda e che sono, come dire, presenti più o meno, anche se noi non li percepiamo sempre, costantemente, non sempre ne siamo coscienti, e vengono, come dire, vissuti e in qualche modo sentiti in modo diverso da ciascuno di noi a seconda di una certa disposizione che lui chiama proprio corporea, Leiblich in tedesco, cioè il corpo vivo, il corpo vissuto. Quindi sono lì, sono quasi oggetti, hanno una funzione quasi oggettiva e noi abbiamo sbagliato, cioè abbiamo, come dire, preso una cantonata pensando che i sentimenti siano proprietà del soggetto, siano qualcosa di interiore, anzi, come diremmo spesso volgarmente, di ineffabile, di qualcosa che non possiamo nemmeno comunicare agli altri propriamente, che dei quali si occuperebbero soltanto quelle saperi marginali rispetto alla scienza razionale che si dilettano, come dire, di questo di più, per esempio poesia, mistica, religione, eccetera, eccetera. Beh, ha scelto una posizione meno radicale, più spendibile indubbiamente in campi applicativi, che è quella di pensare che le atmosfere si producono, diciamo così, in un'interazione tra un soggetto e un ambiente, un'interazione che non ne va pensata necessariamente come il risultato di un rapporto, ma come qualcosa da cui il rapporto stesso proviene, deriva. Cosa difficile da pensare da un punto di vista strettamente pragmatico, razionale, no? Perché noi quando pensiamo ad una relazione pensiamo che vi siano due poli già esistenti che poi entrano in relazione tra loro e producono un'eccedenza e questa potrebbe essere l'atmosfera. Anche Böhme, come a maggior ragione Schmitz, pensano che questo tra invece preceda il soggetto e l'oggetto. O meglio, sia una situazione in qualche modo olistica in cui l'io non è ancora l'io, il soggetto non è ancora l'oggetto. Anzi, la loro definizione deriva appunto da questo precedente, naturalmente pre-riflessiva, pre-consapevole, situazione affettiva che li ingloba, prima ancora che siano definiti nella loro separazione, nella loro separatezza. Perché è più spendibile però? Perché naturalmente le obiezioni di Schmitz sono state quelle di reificare troppo i sentimenti, poi Schmitz, preso da una foga abbastanza polemica, ebbe l'ardire di sostenere che le atmosfere sono oggettivi quanto le strade, soltanto un po' meno precisabili, e questo ha comportato che una serie di reazioni
polemiche, come se ci fosse una paura, questo però è interessante da indagare, una paura estrema per che si avvicina alle cose, quasi come se pensare ai sentimenti come delle quasi cose, cosa che Schmitz in effetti farà qualche anno dopo, e comporti una pericolosa reificazione da cui bisognerebbe guardarsi. Allora, Böhme dopo, a partire dagli anni 90, Böhme parla dell'atmosfera la prima volta nel 1989, Schmitz nel 1969, 20 anni dopo. Ma il libro con cui Böhme impone più diffusamente il tema è del 95, è intitolato appunto Atmosfere. Schmitz non è un pensatore solo delle atmosfere, il sistema di filosofia comporta molti altri argomenti, anzi lui in qualche modo, come al solito, si guardava dal voler, dall'essere rinchiuso in un tema soltanto. Infatti il solo libro che ha per titolo Atmosfere di Schmitz esce soltanto nel 2014, quasi sulla, come dire, sulla scia di una moda, o di un tema di moda, tra virgolette, a cui lui aveva dato l'avvio, che non aveva cavalcato inizialmente in modo specifico. Altri temi di Schmitz naturalmente sono molti, non a me qui adesso parlarne, ne ho scritto tante volte, abbiamo tradotto, insomma ci sono tanti modi per arrivare al suo pensiero. Oggi stiamo traducendo fino alla prima volta questo libretto Atmosfere, quindi un po' più chiaramente si capirà qual è la sua posizione. Però è dispersa nei suoi 52 libri, voi capite che ci sono molti rivoli. Parlare di atmosfere in Schmitz senza parlare delle situazioni, per esempio, è impossibile. Parlare di atmosfere in Schmitz senza parlare di cos'è la persona per lui è quasi assurdo, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente si può decontestualizzarlo, ma fino a un certo punto. Che cosa ho fatto io? Io ho cercato alla buona di mettere un po' d'accordo queste correnti, cercando di ampliare il significato di atmosfera, cercando di pensare a diversi tipi di atmosfera, e non soltanto a quelle che, come dire, hanno questo aspetto quasi oggettivo, che moralmente ammendo che possa fare anche quando sono l'esito di una relazione, o addirittura, se non mi sento, anche perché è una proiezione del soggetto. Facciamo effettivamente parlare di atmosfera? Io le ho chiamate spurie, perché intendo che non sono le atmosfere che ci interessano qua. La proiezione dei nostri stati d'animo su un oggetto qualsiasi, caricandolo di un'auraticità che non ha di per sé, sì, accade naturalmente, addirittura può diventare una forma patologica in certi casi, o semplicemente una mania. E tuttavia, io non la chiamerei atmosfera nel senso proprio. Il senso proprio di atmosfera, anche per me, seguendo Schmitz, è quella di quegli stati affettivi spaziali, altro punto rilevante. Non tutti gli autori che si occupano di atmosfere sottolineano, no? Cioè la dimensione spaziale delle atmosfere. Non sono solo quasi cose, sono nello spazio. Questo spazio naturalmente va concepito in una maniera fisica, geometrica, ma secondo la tradizione psicopatologica, è il caso di dirlo, come spazio intonato, spazio vissuto, da Binswanger, attraverso Minkowski, Durkheim, eccetera, eccetera, fino agli autori Bolnov, fino insomma agli autori contemporanei. Che io ho tentato di chiedermi che cosa, quale possa essere il significato, diciamo, il valore aggiunto, diciamo così, delle atmosfere al discorso psicopatologico. Allora, intanto aggiungo una cosa, una premessa ancora importante rispetto a quello che diceva Maria, perché il filosofo può magari precedere le riflessioni degli psicologi, ma ne è imbevuto, cioè ha letto molti psicologi. Guardate che Schmitz, la sua letteratura all'80% è di psicopatologia, naturalmente datata anni 20, 30, 40, non va oltre i 60, 70 proprio. Tuttavia, quindi da lui niente a che vedere con le neuroscienze, e quindi con quello che anche Fuchs oggi fa, cercando di mediare le diverse tradizioni. Dicevo proprio a Fuchs qualche settimana fa che lui è un buon ponte fra queste tradizioni, perché effettivamente lo fa abbastanza bene senza estremismi, però è un ponte. Schmitz non accetterebbe mai questo perché, per dirla con una battuta, il cervello non è un dato fenomenologico. Cioè non è qualcosa che noi sentiamo mal di testa, sentiamo dei dolori qua e là, ma non sentiamo il cervello e tantomeno l'attività neurale. Quindi stiamo parlando di elementi fisicalistici, medico-fisicalistici, ottenuti attraverso dei procedimenti artificiali. Se la fenomenologia, e Schmitz vorrebbe rimanere su quel piano, si occupa di una descrizione delle nostre esperienze involontarie della vita, sottolineo involontarie,
È chiaro che le cosiddette evidenze, a cui citava prima Maria, le evidenze che gli scienziati cercano non sono dati fenomenologicamente interessanti. Non che il cervello non esista da un punto di vista fisicalista, non esiste da un punto di vista fenomenologico. E quindi il fenomenologo non dovrebbe occuparsene, perché la sua indagine verte su come ci si sente, non su quello che le macchine mostrano dell'attività cerebrale. Detto questo, un'altra premessa necessaria è che non solo Schmitz ha letto un sacco di psicopatologia precedente e anche di molta teoria di psicologia della Gestalt, non dimentichiamo che molte delle sue idee sulla percezione sono spesso radicate nella lettura di Kafka, soprattutto Metzger, e naturalmente anche un filosofo molto poco ricordato, che è Ludwig Klages, cui teoria dell'espressione, delle qualità espressive, la sua teoria del patico, naturalmente alla base di molte delle cose che Schmitz ha detto. No, ma quello che volevo sottolineare è che, pensate, perché un filosofo come Schmitz porta necessariamente in qualche modo a interessi psicopatologici? Perché la sua finanziaria di filosofia, pur essendo un sistematico, è molto diversa dalle normali, tradizionali definizioni della filosofia. La filosofia è per Schmitz una riflessione su come ci si trova, ci si sente, in un certo ambiente. E soprattutto, dice Schmitz molte volte, il suo stesso interesse per la filosofia nasce da una perplessità di fondo. Lui la chiama Beirung, cioè una specie di stato di turbolenza che lui attribuisce anche ai momenti vissuti da ragazzo nell'epoca nazista. Sostanzialmente non trovarsi adeguatamente, in modo adeguato, soddisfacente nel proprio ambiente. Da lì nasce la riflessione filosofica. Questo rende, come dire, molto vicino ciò che filosofia è per Schmitz e ciò che per la psicologia, o per la psicopatologia, è stare al mondo, essere nel mondo. Quindi è chiaro che ci sono molti punti di contatto proprio fin dal punto di partenza della fenomenologia, nuova fenomenologia di Schmitz, ovviamente. Allora, se le atmosfere sono dei sentimenti che pervadono un certo spazio vissuto, che precedono la possibilità di identificarli in modo analitico, che ci influenzano con una certa potenza, e anche, altro tema schmitziano che io ho cercato di sviluppare, con un'autorità specifica. L'idea di Schmitz è che i sentimenti non sono tutti uguali, hanno diversi livelli di autorità su di noi. Adesso non mi fermo su quegli esempi. Cioè, sono esempi che occupano più spazio, per così dire, tra virgolette, spazio in senso vissuto, altri sentimenti con cui vengono a contatto. E che sono talmente potenti questi sentimenti, soprattutto quello che io ho chiamato atmosfere prototipiche, sono talmente potenti che resistono a qualunque mio tentativo di percepirle diversamente, di non provarle o di correggerne l'autorità. Questo è provato molto semplicemente dal fatto che un'atmosfera in senso proprio è qualcosa che io incontro che mi modifica, o che perlomeno io sento di non poter, a cui non posso resistere. In altri casi, naturalmente, c'è la possibilità di resistere, di fare un tentativo di andare via, per esempio, dal luogo in cui la si prova, eccetera, eccetera. Ma quelle prototipiche che io ho chiamato così per focalizzare soprattutto l'esempio principe di Schmitz, Se io sono trasformato nel mio stato d'animo da uno spazio in cui sono entrato, vuol dire che questo spazio conteneva un sentimento che non era il mio, e che anzi è talmente diverso dal mio da modificare il mio stato d'animo. Che poi questo sentimento atmosferico sia in qualche modo vago, non sia definibile nei canoni delle scienze naturali, questo va da sé, ma io ho scritto tanto sul valore della vaghezza. In questo campo la vaghezza non è un difetto, qua è esattamente il modo più adeguato di descrivere fenomeni che hanno un'intrinseca vaghezza e non possono perderla in un riduzionismo che quel tipo di filosofia non accetta, cioè la riduzione a cose, a elementi singoli tra loro in relazione, eccetera eccetera. Peggio ancora, il riduzionismo che Schmitz chiama, con parola complessa, il paradigma introiezionistico, psicologistico, riduzionistico, se ci pensate sono parole complicate ma molto semplici nel loro significato, cioè con Platone noi abbiamo avuto un'introiezione dei sentimenti in un'ipotetica scatola nera chiamata anima, psiche, che vuol dire che però i sentimenti che troviamo fuori di noi, che tutti noi percepiamo, quando apro la finestra vedo un cielo tempestoso, provo un sentimento di angoscia per certi aspetti, posso provarlo, è là fuori.
ed è collegato a qualità immanenti al mondo esterno, vuol dire che queste qualità sono state introiettate. Allora il mondo è stato ridotto attraverso questo psicologismo di tutte le cose che aveva, cioè di queste qualità espressive che non gli si possono essere più attribuire. Noi abbiamo la scienza naturale, pensa che il mondo sia fatto di qualità primarie. Già le qualità secondarie sono dubbie, figuriamoci le qualità terziarie, no? Dire che un cipresso è triste è qualcosa che la scienza pensa sia solo poesia. Un prato ridente è pura poesia oppure cattiva filosofia. Invece no, il prato è ridente nel senso che irradia quel tipo di qualità espressiva attraverso i tratti, ecco il distantismo originario, attraverso dei tratti, dei movimenti, delle qualità cromatiche, sonore, olfattive, eccetera, eccetera, che a noi fanno ponte, diciamo così, con quello che nel nostro corpo vissuto è ridente. È un aspetto, diciamo, del corpo vissuto. Ecco. Quindi non sono metafore le atmosfere, altro problema molto discusso, no? Nei discorsi, nei dibattiti. Qualcuno dice, ma sono solo delle metafore, siccome non hai un modo per chiamarle, le chiami atmosfere, ma sono metafore. Non sono metafore nella misura in cui almeno noi non abbiamo un significato letterale in cui poterle tradurre. Vogliamo chiamarle metafore ancora, però bisogna parlarne almeno come ne parlava Blumenberg, cioè metafore assolute, cioè metafore che non possono essere ridotte a un significato letterale, vale a dire, se io mi sento le ali ai piedi, che sono allegro, pieno di vita oggi, uno potrebbe dire traduci le ali ai piedi in un'espressione puramente letterale di tipo fisicalista. Non è possibile. Dire le ali ai piedi significa proprio esattamente quello che il mio corpo vissuto prova in questo preciso momento. Allora, è chiaro che quindi la fenomenologia delle atmosfere è per definizione antiriduzionistica. Nel 78 Schmitz introduce poi la nozione di quasi cose, Halbding, che lui però attribuisce alle atmosfere anche ad altre cose. Io su questo poi sono andato più avanti, probabilmente, comunque ho deviato da lui, cercando di applicare queste quasi cose a molte altre sfere dell'esistenza. Per esempio il dolore, la vergogna, il volto, il tardo, eccetera, eccetera. Cioè, quasi cose sono, naturalmente il termine può essere brutto perché uno può dire ma potresti trovare un termine migliore, ma questo oppure più filosoficamente. Non presupponi già l'esistenza delle cose quando chiami queste entità quasi cose? Sì, certo, questa è un'obiezione legittima e ha a che fare però col fatto che noi abbiamo, come dire, un'ontologia fondata pragmaticamente sulle cose. Anzitutto. Un conto è essere nel nostro esercizio quotidiano, fondarci soprattutto su cose. Una cosa diversa però è dire che ci sono le cose e basta. Queste sono le proprietà, questo è tutto un altro paio di maniche. Allora, le quasi cose hanno delle caratteristiche molto particolari. Le atmosfere, essendo quasi cose, ne abbracciano tutte le caratteristiche. La principale delle quali, o le due principali, qui ne ho aggiunte alcune altre, sono però quelle che vanno e vengono senza che si possa chiedere dove sono quando io non le provo. Una frase schmitziana che sembra quasi una battuta, no? Un gioco di parole, ma se ci pensate è invece molto profonda, perché le cose, propriamente dette, non vanno e vengono. Io posso non vederle in questo momento, possono naturalmente essere distrutte, annientate, annichilite completamente, ma normalmente non vanno e vengono. Comunque quando io non le percepisco in questo preciso momento, sono altrove, oggetti di percezione di qualcun altro. Invece il dolore che io ho alla spalla, la tristezza che vedo in una certa stanza, la minacciosità che intuisco in una certa nuvola passeggera, queste vanno e vengono senza che io possa dire dove sono quando io non le percepisco. Quindi la transitorietà è un carattere molto spiccato delle atmosfere, che su cui potremmo riflettere a lungo. L'altra caratteristica molto importante delle quasi cose è che la causa e l'azione, a differenza di quello che accade con le cose propriamente dette, coincidono. L'esempio più tipico, che ho anche approfondito altrove, è il vento. Il vento non è aria mossa, non c'è l'aria, sostanza, e poi il suo attributo, l'essere mossa. Il vento coincide col soffiare, mentre normalmente una cosa è, come dire, può essere una causa che produce un'azione e determina un effetto. Del vento non possiamo trovare una causa esterna al suo soffiare. Quindi, di nuovo,
Adesso questo c'entra con il vento, con altri fenomeni, non è più interessante. Per voi è interessante pensare a una specie di causalità coincidente con l'azione. Questa è la cosa più interessante, probabilmente. La scienza naturale, naturalmente, questo non gli va bene, perché ha bisogno di una causa esterna per poter intervenire sulla causa prima che produca l'effetto. Poter anche pronosticare gli effetti che una causa può produrre. Quindi, insomma, le atmosfere sono sicuramente un esempio imminente, quasi cose. Poi termino, perché credo che forse possiamo pensare a un futuro, non so. Quindi contro il riduzionismo, una cosa interessante può essere riflettere non tanto sulla psicopatologia, che fate voi molto meglio di me, e riflettere sul perché le atmosfere sembrano davvero incontrare l'interesse in molte discipline, naturalmente nelle scienze umane, ma non solo, non solo. Io sta per uscire un libro in America che mi ha spinto a scrivere con lui, un cognitivista e neuroscienziato, con cui non vado affatto d'accordo, proprio per niente. Ma chissà come mai nelle atmosfere che ha scoperto l'esistenza soltanto qualche anno fa, anzi qualche paio d'anni fa, si è sentito stimolato a riflettere lui su questo tema. Quindi il motivo di questo interesse potremmo riportarlo a quello che è stato chiamato giustamente svolta affettiva nelle scienze umane. Penso che è passato il tempo in cui si pensava all'essere umano come a un cervello in una vasca, è passato il tempo in cui si pensava all'essere umano come principalmente razionale, si è andati in una direzione, come sapete, anche fin troppo di moda dell'embodiment, della plasticità cerebrale, tutte queste cose. Ma soprattutto si mette sempre di più l'accento sul carattere affettivo del nostro incontro col mondo. Quello che io ho chiamato poi nel terzo dei libri che Maria ha avuto la gentilezza di citare, poi tradotto in inglese anche quello, empatica, dimensione empatica, che naturalmente crea un sacco di obiezioni. Pathos vuol dire che il nostro essere nel mondo, da questo punto di vista, in questo tipo di indagini, è anzitutto un patire. Non è un agire, un trasformare, un fare, ma è soprattutto un patire. Patire nel senso letterale è migliore della parola, cioè essere, come dire, incontrare qualcosa che non abbiamo preventivato, che ci modifica profondamente, magari talvolta, e che possiamo razionalizzare solo entro certi limiti. Possiamo allontanarcene solo entro certi limiti. È ovvio che io posso, come dire, di fronte, sono catturato dall'ira. Non dimentichiamoci che Schmitz legge tutto questo attraverso una ricostruzione molto, molto ampia della storia del pensiero greco, del pensiero arcaico greco pre-platonico, e anche con la differenza fondamentale tra l'Iliade e l'Odissea, che forse vi sarà chiara, cioè da questo punto di vista dell'Iliade. L'eroe dell'Iliade è un eroe patico, cioè non ha sentimenti suoi, ma i sentimenti che sono delle forze a lui esterne, per i greci sono demoni, cioè entità intermedie tra il divino e l'umano, lo catturano e poi lo abbandonano senza che lui abbia possibilità di gestire questi sentimenti. Quindi è un uomo totalmente esposto a quello che si chiama con una bella espressione il concerto delle risonanze affettive che non controlla. Nell'Odissea tutto cambia già, perché Ulisse finge sentimenti che non ha, è in grado di modificare il proprio corpo e la sua espressione gestuale, eccetera, eccetera, in relazione ai sentimenti che vuole manifestare senza provare, figuriamoci. Siamo già in un uomo che controlla dentro di sé gli effetti e pure la loro espressione gestuale. Quindi, come dire, quello a cui Schmitz guarda è un mondo arcaico, pre-platonico e pre-Odissea, che nessuno ha l'ambizione di far rinascere, o la follia di far rinascere oggi qua, qui e ora. Nessuno può diventare un greco arcaico. Però capire, secondo me, che qualcosa è andato in una certa direzione a scapito di un'altra direzione possibile, perché noi non possiamo pensare che l'Omero dell'Iliade sia un autore che non è in grado di descrivere con raffinatezza nel capire quali sono i sentimenti umani. Tutt'altro. Non dimentichiamoci che nessun sentimento è stato inventato dai greci a noi. È una battuta, ma neanche tanto. Pensateci bene, noi abbiamo inventato tantissime cose nel mondo. Siamo circondati da cose che abbiamo inventato. Ma provate a dire qual è il sentimento che è stato inventato, che di cui non si trova traccia già nel pensiero più arcaico. Spiegato però diversamente. Spiegato come una forza esterna all'individuo. Ha perfino la Schadenfreude dei tedeschi, che si usa sempre come esempio estremo, no? Il piacere per il dolore altrui,
in realtà degli eroi dell'Iliade c'è come, e nella lirica greca pre-platonica pure. Quindi i sentimenti sembrano essere una costante della nostra esistenza, qualcosa che fa anche da sfondo, una specie di basso continuo della nostra vita. Qui naturalmente bisogna dire che le atmosfere hanno inventato una serie di cose, ma hanno anche ripreso molte cose già esistenti. Tutta la riflessione primo novecentesca, per esempio, sui Mutz, sulle Stimmungen in tedesco, andava già in questa direzione. Se voi leggete le lezioni sulla metafisica di Heidegger del 29-30, trovate una decina di pagine in cui lui dice: noi siamo gettati nel mondo in Stimmungen, cioè in tonalità emotive, che non sono né dentro né fuori. Guarda caso lo stesso titolo del libro di Gianni e mio. Non sono né dentro né fuori. Chiamiamole pure atmosfere, dice addirittura Heidegger. E è rimasto su questo punto Heidegger, senza però svilupparlo, farne una filosofia a tutto il mondo, insomma, no? Però, ecco, anche Matthew Radcliffe, oggi, nell'ultimo decennio, no, ha scritto su existential feelings, cioè su sentimenti esistenziali che fanno da basso continuo la nostra esistenza. Quale sia il rapporto tra queste Stimmung, tra questi mood, ovviamente più duraturi, no, meno transitori delle atmosfere, e se volete anche più abissali, nel senso che non sappiamo proprio come darne l'origine, no? Se uno è malinconico, se uno ha paura, sappiamo benissimo perché ha paura, capiamo qual è l'oggetto intenzionale. Se abbiamo l'angoscia, non c'è, come ci ha insegnato Heidegger, da Kierkegaard, 150 anni fa, non abbiamo un oggetto di riferimento e non possiamo quindi eliminarla. Allora, quindi le atmosfere hanno portato alla luce, mettiamo che concludo, hanno portato alla luce, enfatizzandola molto, la dimensione affettivo-patica dell'essere umano. Naturalmente interessa tutte le discipline, tutte le scienze umane, non è un caso che i primi a percepirlo, forse ancora prima degli psicologi, furono gli architetti, normalmente impegnati nel capire cosa fosse quell'atmosfera che spesso loro descrivevano come l'esito del loro design, della loro progettazione, più o meno riuscita. Quando io ho scritto Atmosferologia nel 2010, infatti gli architetti immediatamente sono stati ricettivi su questo tema, e ancora oggi lo sono, appunto, è un dibattito che con loro continua incessantemente. Chiudo su questo. Naturalmente con loro, come per tutti gli altri, noi, quelli che fanno pubblicità, quelli che si chiamava con un termine adeguato il lavoro estetico, che per Böhmes consiste essenzialmente nella produzione di atmosfere, nella generazione di atmosfere, si cela però un problema filosofico non da poco che resta irrisolto, e cioè le atmosfere sono producibili? Schmitz ritiene che non lo siano. Quelle che sono producibili intenzionalmente, calibrando degli elementi, sintetizzandoli, preparando, allestendo una messa in scena, direbbe Böhme, che produce queste atmosfere, non sono le vere atmosfere, ma sono delle impressioni che diventano una forma tecnologica di esistenza che a lui non interessa, in cui vede tracce di manipolazione, propaganda, eccetera. Mentre per Böhme le atmosfere sono generabili, addirittura individua una serie di generatori di atmosfere che, debitamente elaborati, producono l'atmosfera desiderata, o perlomeno ne producono la condizione di apparizione. Anche Böhme lo cauto, perché nessun filosofo può dire: dati certi elementi, questa è l'atmosfera che sicuramente vi si genererà. Può dire al massimo, come fa Böhme, dati questi elementi, ho allestito un'occasione di possibilità. Però per varie ragioni l'atmosfera lì progettata potrebbe non prodursi. Questo naturalmente nel caso della terapia va da sé che è un problema fondamentale, no? Il terapeuta può inventarsi qualunque strategia atmosferologica, atmosferica, e poi però fallire lo stesso. Quindi c'è un margine di involontarietà, di imprevedibilità, di eterogenesi dei fini nella generazione dell'atmosfera che non va mai dimenticata. Dico che è un problema irrisolto perché i filosofi sono rimasti. C'è chi sostiene che sono producibili, chi sostiene, cerca di tenere ferma l'idea schmitziana che producibili non siano. Io mi fermerei qua, ovviamente pronto a rispondere, soprattutto su questioni molto di controverse, ce ne sono tante. Grazie. Beh, prima delle questioni ne hai suscitate tantissime, almeno in me avrei da parlare per ore. Non lo farò. Sentiamo anche quello che ci dice Gianni Francesetti e poi apriamo
la possibilità a tutti di far domande. Grazie Maria. Grazie intanto per averci invitato in questo luogo che coltiva la fenomenologia e quindi che è un luogo in cui sto cercando di sentire come mi sento a partire dalle suggestioni di Griffero per orientarmi e lasciare in qualche modo che le parole mi trovino e che io possa esprimerle. Grazie a Tonino non solo per incontrarci qui oggi, per portare la tua prospettiva, ma grazie per aver iniziato questo dialogo alcuni anni fa insieme, che per me è stato molto fruttuoso. E forse direi che coerentemente con la concezione dell'atmosfera, cioè che l'atmosfera è uno spazio affettivamente intonato, che ci prende, che ci coglie, che in qualche modo ci influenza, mi viene da dire che non sono stato io ad andare a prendere le atmosfere, ma le atmosfere sono venute a prendere me, perché le cose sono andate in questo modo. Nel 2011 ho pubblicato un lavoro su una rivista inglese dal titolo Il dolore e la bellezza, Pain and Beauty, a partire da un'esplorazione della psicopatologia con questo taglio fenomenologico gestaltico, e un collega tedesco mi contatta e mi dice: ma Gianni, ma tu non citi questo Schmitz, ma dici le stesse cose, ma lo conosci? Io dico: no, guarda, ignorante, non conosco Schmitz, fammi vedere se trovo qualcosa. Per Google Schmitz trovo un'introduzione alla fenomenologia pubblicata da tale professore di filosofia romano, Griffero Tonino, per cui lo contatto e di lì iniziamo in qualche modo un dialogo. Lo dico perché in qualche modo sono arrivato a una sintonizzazione sul tema delle atmosfere a partire da un'esplorazione pregressa che veniva dalla psicopatologia fenomenologica. Diciamo, io devo la mia iniziazione e formazione alla psicopatologia fenomenologica Eugenio Borgna e alla psicoterapia della Gestalt con tutto il retroterra, anche lì fenomenologico e di psicologia della Gestalt che questo modello porta. Quindi ci arrivo in qualche modo scoprendo che questo concetto potrebbe essere, io lo direi così oggi, sociale attuale, un baluardo di resistenza. Cioè per me il concetto di atmosfera è interessante e lo acquisisco, lo mastico, lo prendo, lo rivolto e lo rendo parte della mia comprensione psicopatologica e psicoterapeutica perché è un baluardo di resistenza. Un baluardo di resistenza a quelle che la psicoterapia della Gestalt ha chiamato le scissioni nevrotiche del nostro tempo, la scissione fra dentro e fuori, la scissione fra psiche e soma, la scissione fra verbalizzazione e poesia, la scissione tra privato e sociale, tra individuo e comunità. Ecco, le atmosfere resistono ad essere ridotta a ciascuna di queste polarità. Per cui è un concetto, come dire, che mi appoggia in una ricerca. E mi viene in mente in questo momento la prima riga dell'ultimo libretto di Merleau-Ponty, L'occhio e lo spirito. La prima riga dice: la scienza manipola le cose, manipola il mondo, ma poi rinuncia ad abitarlo. Se io la prendo e la applico alla mia formazione come psichiatra nella specializzazione di psichiatria tanti anni fa, io incontravo il paziente con questa ottica. Io manipolavo in senso buono, non in senso negativo, manipolavo nel senso che ci metto mano, che metto mano nel funzionamento del paziente, faccio degli interventi per modificarne il funzionamento, do un farmaco per modificare un funzionamento, manipolo in questo senso buono, ripeto, come lo intende Merleau-Ponty, in qualche modo da scienziato manipolo il paziente, ma il punto è che rinuncio ad abitare uno spazio-tempo, un luogo di incontro.
diciamo, la stanza in cui ci incontriamo e quindi la situazione psicopatologica. Credo che per me questa frase di Merleau-Ponty ben descriveva la mia formazione psichiatrica all'inizio della mia carriera. Nel tempo ho incontrato alcuni concetti che sono diventati per me fondamentali. Il primo concetto è un concetto fenomenologico, è un concetto che viene dal pragmatismo anche americano, che viene dalla psicoterapia della Gestalt, che lo mette come concetto di fondo del suo comprendere, che è lo stesso concetto che ci portano le neuroscienze di Damasio, e lui stesso usa una bella metafora che prende da Pessoa, da questo scrittore portoghese, che usa questa metafora. Dice Damasio: il sé è come un direttore d'orchestra che compare quando l'orchestra comincia a suonare. Cioè c'è l'idea che viene dalla decostruzione del Novecento, del concetto forte di individuo, quindi tutta la buona parte della cultura del Novecento è uno sforzo di costruire la struttura, lo zoccolo duro di essere individui separati, verso una concezione di un sé, cioè di un me, di un Gianni, di un Tonino, di una Maria, che sono fenomeni emergenti dalla situazione, da un fondo, da qualcosa che non è già separato. In questo libro c'è un capitolo di German Berrios, questo psichiatra di Cambridge, che ci ricorda che oggetto e soggetto fino al Medioevo erano utilizzati come verbi, mentre noi oggi li utilizziamo come strutture. C'è una struttura soggetto e una struttura oggetto. Erano etimologicamente utilizzati nel senso di subjectum, colui che è buttato al di sotto, e objectum, colui che è buttato al di là, come se soggetto-oggetto, questa scissione, fosse il risultato di un processo percettivo, di un processo esperienziale, che non apriamo perché è molto complicato, ma, come dire, a partire da uno sfondo che non è mica separato, che non è mica differenziato, che è uno sfondo che possiamo indagare, nominare, esplorare in vari modi. Possiamo chiamarlo proto-sé, come fa Damasio nel suo libro Il sé viene alla mente. Vedete, il sé è il risultato di un processo. Possiamo chiamarlo Vorgestalten, se riprendiamo i lavori di Metzger o della psicologia della Gestalt. Possiamo chiamarlo dimensione epatica del sentire, se riprendiamo Strauss. O possiamo chiamarlo quella fase prima del minimal self, se riprendiamo Danzavi. Insomma, possiamo aprire questa dimensione e vedere che in quella dimensione non c'è un abisso fra soggetto e oggetto, ma c'è qualcosa che si muove continuamente. Allora, la cosa interessante che cambia, che rivoluziona la mia clinica, è porre attenzione a ciò che già si muove nella situazione in cui io incontro il mio paziente e il paziente incontra me. Cioè non siamo vergini, né siamo separati. Ci percepiamo come attitudine ingenua, naturale, direbbe Husserl, come un soggetto separato da un oggetto. Ma c'è una matrice, c'è uno sfondo, c'è qualcosa che si muove. C'è quello che, io sono ottimista, molte psicoterapie oggi cominciano a esplorare come concetto di campo, cioè c'è qualcosa che eccede, che resiste a ridursi ad essere o mio o tuo. Merleau-Ponty diceva: ci sono delle intenzionalità fungenti, anonime, cioè ci sono delle forze che si muovono che non sono già con il volto del soggetto o dell'altro, sono anonime. C'è qualcosa di più grande che ci precede, il sottotitolo del nostro libro in italiano è Prima del soggetto del mondo, e da cui emergiamo continuamente. Questa è l'idea. L'atmosfera è quel modo attraverso cui percepiamo questo grado zero, questo grado indifferenziato del muoversi delle forze che già, da cui già sorgiamo. È chiaro che questa è una rivoluzione rispetto a una concezione del mondo dove ci sono oggetti separati. È chiaro che è un reincanto del mondo da un certo punto di vista. È chiaro che è un portare l'attenzione all'invisibile, a ciò che può essere trascurato, negletto.
in psicopatologia e portare l'attenzione a ciò che è stato e deve essere negletto. Per questo diventa la pietra scartata, diventa invece testata d'angolo del cambiamento in psicoterapia, perché portare l'attenzione a ciò che si muove e che tende a star fuori dalla nostra percezione è il fulcro da cui muoviamo, è il fulcro archimedico da cui possiamo, su cui possiamo appoggiarci per spostare il mondo. Allora, il tragitto è che invece di vedere un paziente amimico, senza energia, con un rallentamento psicomotorio, con una deflessione del tono dell'umore, e che quindi chiamo depresso attraverso un'analisi semeiotica, invece di incontrare questo paziente, io mi siedo e porto l'attenzione al sentire il mio corpo diventare pesante, a sentire un tempo e uno spazio che si deformano immediatamente sotto le forze anonime fungenti, sotto le forze del campo. Ed ecco che l'atmosfera diventa greve, ed ecco che il tempo rallenta, lo spazio si dilata, i colori diventano grigi, la luce si oscura e io sento calare un peso che mi tira verso il basso, che mi deprima, che mi deprime. Io abito questo paesaggio. E allora la psicopatologia, dico un po' provocatoriamente, diventa paesaggiologia. Cioè noi diventiamo dei sommelier dei paesaggi che incontriamo. E come i sommelier non si nasce tali. Ci sono alcune psicopatologie che ci aiutano a essere più sommelier di altre, altre meno, ma come dire, si può allenare la capacità di discriminare, distinguere, riconoscere qualità di un campo piuttosto che di un altro, di un'atmosfera piuttosto che di un altro. E guardate, questo resiste all'essere solo dentro, solo fuori. Immaginiamo di essere in un gruppo di formazione, un gruppo di terapia, cala questa coltre di piombo che è un'atmosfera depressiva e qualcuno entra. Qualcuno entra e immediatamente dice: ma che succede qui? Che atmosfera pesante c'è? Cioè è qualcosa che c'è nell'aria. È qualcosa che respiriamo, è qualcosa che non si riduce a quel paradigma introiettivistico nel soggetto o esternalistico che le qualità sono solo oggettive. Quando incontro il mio paziente ossessivo, questo gravissimo paziente ossessivo, con queste immagini invasive di uccidere la sua bambina, oppure quando incontro questa paziente gravemente ossessiva che ho visto oggi, ultrasettantenne, in cui è scoppiata una sintomatologia ossessiva, in cui lei molto religiosa comincia a sentire l'impulso irresistibile di bestemmiare e donna di grandissima cultura e intelligenza non può resistere al sentimento di essere destinata per questo all'inferno. Quando questa donna si siede e mi dice: io sono tormentata dalle sensazioni nei miei genitali come se mi masturbassi, ancorché io non mi tocco, eppure continuo, e questo mi porterà all'inferno. Io prima di incontrare queste cose mi siedo e i primi incontri sono sconvolto dal sentirmi di pietra, dal non sentire nulla, dal sentire come se questo non c'è niente che atterri. C'è una forza che mi porta in alto, solo in parole vuote, come se ci fosse un vuoto fra noi. E poi piano piano scopro che se abito un po' il mio essere di pietra, scopro che c'è un terrore inquietante, sinistro, che continuamente circola nei nostri corpi. E poi scopro che circola nella nostra stanza. E poi scopro che diventare di pietra e andarmene è il mio modo di abitarlo. Incomincio cioè a sviluppare una psicopatologia che diventa non più un fenomeno interno al paziente, ma quella che forse Heidegger chiamerebbe una Befindlichkeit, cioè una situazione affettiva in cui già mi trovo immerso.
mi trovo in un luogo emotivamente, affettivamente carico, in cui si muovono forze soverchie, in cui la mia collega mi incontra nel corridoio qualche settimana fa e mi dice: mi sono seduta davanti a questa paziente, immediatamente ho sentito che non ero vestita abbastanza bene e che i miei capelli non erano abbastanza ben pettinati. Mi sono sentita immediatamente inadeguata, nuda davanti a questo. E usciamo dall'idea che è il paziente che mi fa qualcosa in senso controtransferale, perché poi Morris Siegel, il grande psicanalista, si chiede: ma noi abbiamo questo problema psicanalisti, che come fa il paziente a metterci dentro delle cose? Entriamo in un paradigma di emergenza del soggetto e dell'oggetto, del soggetto e dell'alterità, un paradigma in cui i sé emergono da uno sfondo atmosferico, sinestesico, indifferenziato, in cui io porto in me la carne di quella situazione. Quindi ciò che si muove nella mia carne è ciò che si muove nella carne della situazione, ovviamente carne in senso merlo-pontiano. E quello che mi intercetta e atmosfericamente mi prende e che vorrei non sentire, specie quello che vorrei non sentire, che mi disturba, che sento fuori luogo, sentirmi di pietra è una cosa orribile, sentirmi terrorizzato è terribile, sentirmi nuda e non abbastanza è una cosa orribile, tutto questo vorrei che non ci fosse, ma è quella l'intenzionalità che sta venendo a prendere la mia carne per poter esistere. E qui si apre tutta l'analisi e la comprensione della psicopatologia come il dar forma a ciò che non può essere attraversato, esperito, assimilato. Quindi la sofferenza è un sufferre, un portar su di me ciò che non ho potuto assimilare, cioè che non è diventato me. E questo estraneo, questo atopon, questo disturbante che bussa alla mia porta, questo perturbante che bussa alla mia porta, in realtà non è nient'altro che ciò che circola in questa situazione indifferenziata, che mi prende e che prende la carne del terapeuta per esistere, perché per definizione la carne del paziente non poteva essere abbastanza se non l'avrebbe attraversato e assimilato. Mi rendo conto che dico forse delle cose che possono sembrare un po' folli, perché le stanze diventano affollate di antenati, di storie, di affetti che cercano carne da prendere, ma pensate a quella straordinaria commedia del 1921 di Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore. Io credo che la clinica sia esposta continuamente a personaggi in cerca d'autore, che sono i personaggi di cui nessuno ha raccontato la storia, che sono stati dissociati, e che attraverso il mio essere preso atmosfericamente nella seduta trovano forma. E trovarmi in un paesaggio col paziente cura la prima cosa che ogni paziente vive, cioè la solitudine e l'isolamento. Trovarmi nel suo paesaggio è già terapia. Pirandello scrive, la prima riga dice: ho scritto questa commedia per liberarmi da un incubo. Sono arrivato a casa, apro la porta e c'erano sei personaggi che volevano che raccontassi la loro storia. Li ho messi fuori, io non sono, dice lui, uno scrittore che scrive storie di cui non capisco il senso. Ma il giorno dopo erano di nuovo là, e il giorno dopo ancora, e il giorno dopo ancora, finché ho capito il senso, ho scritto la loro storia e loro non sono più entrati a casa mia. Mi sono liberato di loro. E ora godetevi lo spettacolo di sei personaggi. Invece di essere clinici che manipolano il paziente in senso buono, diventiamo clinici che abitano un paesaggio in cui paziente e terapeuta emergono. E questa è rivoluziona completamente, io credo, profondamente la clinica. L'atmosfera anche diagnostica, su questo mi fermerò semplicemente su un punto, perché diventa una diagnosi di psicopatologia, di campi psicopatologici. La psicopatologia non è più dentro il soggetto, ma è un campo in cui abitiamo. Allora, in un campo ossessivo ci sono forze diverse da un campo depressivo, ma una atmosfera in cui
che fu quella per cui il collega tedesco mi chiamò e mi parlò di Schmitz, un'atmosfera per me diagnostica di che cosa? Del processo di cambiamento con la psicoterapia, cioè un'atmosfera diagnostica che mi dice sì, sta accadendo qualcosa di trasformativo. Per me è l'atmosfera in cui sentiamo che qualcosa di bello e di buono sta aleggiando nella stanza. Quando questo accade, lì, io dico, l'assenza, cioè questo personaggio in cerca di un toro che non può entrare, è diventato presente, l'assenza diventa presenza, e nel diventare presenza il dolore finalmente ha luogo, finalmente a casa, finalmente esiste, cioè prende forma, e quando il dolore prende forma nell'incontro clinico si trasforma in bellezza. Io in questo utilizzo un concetto di Jean-Luc Marion che lui non utilizza in psicopatologia, lui utilizza nelle relazioni umane. In uno scambio con lui ho verificato che per lui potesse essere sensato il modo in cui lo usavo io, e questo me l'ha confermato. Io credo che il terapeuta presti la carne alle forze del campo, perché ciò che è stato dissociato, perché i personaggi cacciati e che continuano a bussare, che continuano a insistere, esistano, cioè possano prendere forma attraverso la mia carne e accedere ai processi di esistenza e di trasformazione da cui vennero esclusi nella vita del paziente. Ultima chiosa che intitolerei contro la pantraumatologia, in modo anche polemico, perché io non credo che la pantraumatologia, e cioè riferire tutta la psicopatologia a una storia traumatica individuale, sia esaurisca la comprensione della psicopatologia, benché la arricchisca moltissimo. La carne del mondo non è carne terapeuta, è la carne della società. Cioè, l'atmosfera che incontriamo in terapia non è non influenzata dall'atmosfera che viviamo in un campo sociale e culturale, dove vive la psicopatologia invisibile, perché tutti l'abbiamo. Quindi abbiamo, per la mia comprensione, una spinta alla psicopatologia invisibile che è tale perché tutti la condividiamo. Un po' di anni fa era il narcisismo, oggi secondo me è qualcos'altro, e che ci fa già essere dentro a un modo di essere presenti e assenti nella nostra stanza di terapia, ma in cui arriva tutta la sofferenza in qualche modo che è condivisa a livello sociale. Vi faccio un piccolo esempio. Io non credo che il picco d'ansia e di attacchi di panico che abbiamo registrato nei prescelti nel 2010, o che ha registrato l'epidemiologia, sia perché i preadolescenti nel 2010 sono arrivati con storie particolarmente traumatiche e problemi di attaccamenti della fine degli anni 90. Non credo questo. Io credo che ci sia stato un cambiamento di tipo sociale e culturale che ha fatto sì che una certa qualità di disturbo d'ansia e di panico trovasse lì un elemento di vulnerabilità. Per cui ciò che accade a livello sociale e culturale è altrettanto rilevante, a mio avviso, di ciò che accade a livello biografico e individuale. Altrimenti, quando un preadolescente di 12 anni arriva e non può andare a scuola perché ha panico, guarderemo solo gli effetti della sua vita intrafamiliare, mentre invece tutti i dodicenni, tredicenni, quattordicenni vivono una cosa semplicissima, di essere sovraesposti al mondo attraverso quel canale spazio-temporale che si chiama smartphone e che è stato messo in commercio nel 2009. Quindi, come dire, un paradigma atmosferologico, un punto di resistenza anche alla scissione fra individuale e sociale, perché qui in ciò che emerge c'è tutta la mia storia, c'è tutta la tua storia, ma c'è anche tutto il contesto sociale e culturale in cui siamo immersi. Ecco, questo qui mi fermerei. C'è tra i vari capitoli, che a proposito del paradigma atmosferologico, ciò che emerge in terapia nella nostra seduta clinica
e anche tutto ciò che è veicolato da una storia transgenerazionale. Io credo che le atmosfere siano un buon modo di guardare al medium, cioè a ciò che permette la trasmissione transgenerazionale di risorse, aspetti di resilienza, competenze e ovviamente assenze psicopatologiche e traumi. Quindi credo che sia, per tornare all'inizio, un baluardo di resistenza a un riduzionismo in cui semplicemente perdiamo di vista, credo, molta della complessità della vita, che è poi quella che ci sforziamo di incontrare, credo, con i nostri pazienti. Mi fermerei qui su questo, spero non troppo confuso, excursus, certo troppo ampio, ma spero non troppo confuso. Bene, ci rimane un po' di tempo per gli interventi. Ecco, io rinuncerò, a meno che ci sia ancora tempo alla fine, a fare le domande che mi hanno suscitato sia il primo che il secondo intervento, e quindi lascerei la parola a chi vuole intervenire ora, naturalmente sollecitando un altro coautore del testo, che è Gilberto Di Petta, come faccio sempre. Non si sente, Gilberto. Ecco, mi chiedo scusa. No, ti ringrazio perché mi dai l'opportunità di risolvere una sofferenza fisica, che è quella di aver ascoltato Tonino Griffero e Gianni Francesetti parlarmi, diciamo, nella carne. Quindi anche io vorrei intervenire su una trafila di temi, ma mi focalizzerò, diciamo, su due o su tre punti, cercando di rilanciare la discussione. Il primo è l'orgoglio di sentire parlare Tonino Griffero, perché, diciamo, è uno di quei filosofi che dà alla psicopatologia la sua ragion d'essere, come dire, consente alla psicopatologia di restituire alla filosofia ciò che dalla filosofia ha preso, ma di restituirlo trasformato. Perché la psicopatologia deve molto alla filosofia, e il fatto che siano stati alcuni psicopatologi a toccare dei temi che in fondo non erano stati esplosi dalla filosofia, e che quindi oggi la filosofia raccoglie, Tonino Griffero, ma come Aldo Masullo, come Federico Leoni, insomma, per certi aspetti lo stesso Sini, ma insomma è come se ci fosse una parte di filosofi che oggi dà un tributo alla psicopatologia, e questo mi sembra fondamentale. Due, la psicopatologia io ritengo che abbia consentito alla fenomenologia di arrivare fino in fondo, cioè di fare la sua parabola, e credo che noi siamo in fondo. Siamo in fondo alla realizzazione di quel concetto del mondo della vita di Husserl, che era stato un po' irretito dalla struttura logica e matematica del fondatore, cioè da quella fenomenologia, potremmo dire, di precisione che ha tracimato la hubris di poter diventare una vivisezione, come qualcuno ha detto, della coscienza, o un'anatomia della coscienza. Lo stesso Binswanger auspicava che la fenomenologia diventasse per la psichiatria quello che l'istologia e la biologia fossero per la medicina. E questo, diciamo, è sicuramente un aspetto importante da non sottovalutare, ed è l'aspetto in base al quale i neuroscienziati ci hanno sempre guardato con un certo interesse, ma non credo che questo sia il core del discorso fenomenologico. Discorso fenomenologico, questo tipo di atmosferopatia mi verrebbe da chiamarlo, no? E mi fa molto piacere che Griffero abbia si sia indirizzato verso un'estetica apatica, cioè abbia avuto il coraggio di definire la sua visione della filosofia un'estetica apatica. Ecco, questa fenomenologia si reindirizza verso una concezione di orizzonte, cioè verso una concezione di linea di galleggiamento, e tenere accesa questa linea di galleggiamento percettiva permanente, questa linea di orizzonte permanente, senza cristallizzare
diciamo, delle figure che diventano poi svincolate dal mondo della vita, perché nel momento in cui il mondo della vita si cristallizza in una figura, o sia essa una metafora, non solo si oggettivizza, si oggettifica, si concretifica, che è poi quello che fanno i nostri pazienti, soprattutto i nostri pazienti psicotici. I nostri pazienti psicotici vivono questa auroralità, questa perplessità, questa scomposizione dell'orizzonte che poi diventa intollerabile ed arrivano ad una concretizzazione, ad una concretificazione. Quindi questo è un punto. L'altro punto è che quello che aggiunge questa riflessione, in particolare devo dire quella di Tonino Griffero, a questa concezione di orizzonte e di atmosfera, è l'elemento trascendentale, l'elemento apriorico, perché Griffero ci spinge verso un'ontologia dell'atmosfera, mentre invece io ho la sensazione che noi, la psicopatologi, abbiamo sempre trattato l'atmosfera come un elemento, diciamo, ontico, quindi come un elemento che incontriamo, che appartiene all'esistente, che più o meno utilizziamo, ma che in fondo non si radica dentro gli a priori. E quindi la domanda che rivolgo a Griffero, se nel caso dell'atmosfera noi oggi possiamo parlare di un a priori atmosferico, di un trascendentale atmosferico, quindi sottrarre, diciamo, l'atmosfera a quella contingenza dell'ontico e invece farne, diciamo, un aspetto ontologico senza per questo toccare, diciamo, la sua carica vitale. L'altro punto ora, diciamo, riguarda Francesetti. Io credo che Francesetti sia il primo psicoterapeuta italiano che ha avuto il coraggio di decentrarsi dal sé del terapeuta per collocarsi decisamente all'interno di quella zona che in psicopatologia abbiamo sempre chiamato Das Zwischen, la Zwischenheit, la Betweenness, quindi la traità, diceva Bruno Gallieri. Questa traità che noi abbiamo sempre citato e magnificato come un punto d'arrivo e che invece è un punto di partenza, perché precede l'incontro ed è in quella zona che nasce, diciamo, la rottura del paziente ed è solo in quella zona che forse può tentarsi una ricongiunzione del paziente. L'ultimo punto è che, e dico una cosa che mi costa, è che forse il paradigma del setting atmosferologico, atmosferopatico per eccellenza, ecco, dico una cosa che mi costa, è il setting psicoanalitico classico, cioè quel genio di Freud, non a caso coevo di Husserl e diciamo suo compagno per tanti aspetti culturali e anche di provenienza geografica, oltre che cronologica, ha messo su qualche cosa che probabilmente egli stesso non ha potuto o non ha voluto concettualizzare fino in fondo. Già i fenomenologi, design analisti, che hanno guardato la psicoanalisi con un certo fascino, soprattutto rispetto al setting, non tanto rispetto alla teoria e alla metapsicologia, forse vedevano proprio questo, cioè il setting psicoanalitico che è fatto di silenzio fondamentalmente, di silenzio, ed è fatto di luci soffuse, ed è fatto di non guardarsi negli occhi, no? Per certi aspetti consente, come dire, all'atmosfera di farsi generatore e di farsi terapia. Ecco, questo concetto dell'atmosfera come agente fondamentale della terapia è un concetto che, questo ci fa male, passa soprattutto per il silenzio. Cioè passa per quella sfera, perché Francesetti ha fatto uno sforzo enorme per tradurci certe esperienze in parole, ma io sono convinto che invece, e lui lo sa bene, la forza, la vera forza terapeutica, il radicale di cambiamento, il potenziale metamorfico che sta in certe esperienze sta nel silenzio, ma questo tenendosi lontano da ogni forma di mistica, sta nel silenzio, perché ogni parola, come dire, è volta a tagliare a fette, a determinare e a configurare. Quindi questo è un altro elemento che si pone alla nostra attenzione. La clinica del silenzio e la clinica per certi aspetti del vuoto. L'ultimo punto, e questo ritorno a Griffero, generalmente noi psichiatri fenomenologi abbiamo molta più confidenza con la dimensione del tempo
piuttosto che con la dimensione dello spazio. E in questo, diciamo, Minkowski ha segnato la differenza, perché ha ripreso tutta la tematica del tempo, Bergson, Agostino, ma diciamo allo spazio ha dedicato poco, come poco allo spazio ha dedicato Binswanger e poco allo spazio hanno dedicato tutti gli psicopatologi. Ora, l'atmosfera è come se fosse, come dire, la vendetta dello spazio sul tempo, perché l'atmosfera è un concetto spaziale. Però, questa è la domanda di Griffero, questa ripresa che Griffero fa del pattico, e naturalmente io sono un allievo di Aldo Masullo, che sul pattico, anche qui riprendendolo molto da Strauss, von Weizsäcker, von Gebschattel, nella patticità ha trovato la temporalità. Cioè la patticità è qualcosa che pulsa, non c'è una patticità statica, la patticità irrompe e nell'irrompere taglia e segna la ripresa di un ritmo. E quindi la domanda che faccio a Griffero è se nella patticità possiamo finalmente riconciliare questa fenomenologia del tempo con una fenomenologia dello spazio. Proviamo a raccoglierle, Maria, le domande. Cosa dici? Sì. Se ci sono, ovviamente. Certo. Io mi perdo, però. Io rispondo. Ah, come credi? Allora, no, come... No, nel senso che se dipende anche... Allora vi chiedo di lasciare un po' di tempo per eventuali altre... Sì. Se riuscite a rispondere... Allora rispondiamo dunque, allora proviamo a rispondere. È una domanda che si può liquidare con due parole, capisco. Certo. Ah, allora, sì, infatti facciamo domande da poco. Tanto ringrazio di petta per le belle parole di stima. Io... allora, certamente non ho paura dell'ontologia, che come anzi ha sollevato molte obiezioni. Gianni si ricorderà per esempio che a Taormina il convegno di Gestalt Therapy subito la prima obiezione era: ma tu ontologizzi, qualcosa del genere, insomma. Cioè la paura dell'ontologia. Adesso, l'ontologia naturalmente si può intendere in tanti modi, un conto è l'ontologia come la intende Heidegger, un conto come la intendono le ontologie formali di tipo analitico. L'ontologia, dal mio punto di vista, intanto va un po', come dire, disincantata, nel senso che è semplicemente parlare di ciò che c'è, il catalogo di ciò che c'è. Naturalmente ciò che c'è, e per noi in questo caso ci sono anche sentimenti atmosferici, non solo oggetti, cose, eventi, eccetera. Però sono d'accordo sul fatto che è un problema aperto quello dell'a priori, perché indubbiamente questo tipo di fenomenologia anche nella linea schmitziana tende a non voler avere a che fare con l'a priori kantismo, insomma, no? Con l'a priorismo di matrice kantiana. E io direi così: non c'è dubbio che il problema è aperto, soprattutto quando riguarda uno dei più annosi, secondo me, oggetti di dibattito, e cioè se le atmosfere sono qualcosa che noi cogliamo, intuiamo, percepiamo, sentiamo, oppure se sono la condizione di possibilità di sentire altro. Cioè, io posso avere un'atmosfera, posso percepire un'atmosfera, ma non percepirla come oggetto estetico della mia percezione, ma averla come sfondo dalla partire dalla quale poi percepisco oggetti, problemi, persone, eccetera. Oppure se invece io posso dire io che percepisco un'atmosfera in quanto tale. Qui il dibattito, secondo me, è aperto. Io sarei d'accordo nel parlare di una qualche condizione di possibilità, la maniera in cui anche Matthew Radcliffe parla di sentimenti esistenziali di fondo che intonano la nostra esistenza. Eviterei però, qual è il problema del perché ho qualche perplessità ad accettare completamente l'a priorismo? Perché in filosofia ci si è bloccati per due secoli senza arrivare a niente di legato all'esperienza vitale, e limitandosi a indagare le condizioni di possibilità di ciò che accade. Ora, a me questo fa venire mi fa arrabbiare, perché bisognerebbe poter parlare di ciò che accade, ciò che mi accade, e non sempre delle condizioni di possibilità. I filosofi spesso si sono fermati lì, soprattutto i kantiani delle varie epoche. Quali sono le condizioni di possibilità di provare questo? Va bene, d'accordo, è un'immagine possibile, però basta. Che cosa provo? Soprattutto non è detto che quello che incontro non, in qualche modo, non sfugga a volte alle condizioni di possibilità. Questo per la prima questione. Ma sul tempo è una domanda molto complicata e che mostra indubbiamente un punto forse debole dell'atmosferologia. Sì, il discorso sull'atmosfera parte da una rivalutazione dello spazio.
questo sì, perché probabilmente nell'idea di Schmitz e di altri che sono occupati di questo, c'è l'idea che il Novecento è stato un secolo ossessionato dalla temporalità. La temporalità è intesa soprattutto, pensiamo a tutte le filosofie utopiche, eccetera. Quindi la filiera che ho indicato prima molto velocemente, cioè per esempio Ludwig Klages e Schmitz, sono tutte filosofie che tendenzialmente tolgono al futuro una dimensione di interesse. Klages in modo particolare negava l'esistenza del futuro, è una pura costruzione mentale. E Schmitz non arriva tanto, ma indubbiamente l'idea che le atmosfere siano, come dire, dei sentimenti spazializzati, spazializzanti, è stata l'idea, come dire, in qualche modo rivoluzionaria e anti-ossessione per la temporalità. Però non possiamo negare che vi siano atmosfere legate alla temporalità, atmosfere del ricordo. Io direi così per salvare un po' tutto. Cioè io posso avere un'atmosfera che è sollecitata e, come dire, incrementata dalla memoria, ma che è sviluppata però a partire da qualche esperienza qui e ora. Cioè io posso, in un oggetto che ho qui, ricordare e avere quindi una sensazione atmosferica legata al passato, ma è sollecitata, occasionata da un oggetto presente. L'atmosferologia, almeno nella linea schmitziana, è indubbiamente una filosofia della presenza, del presente e della presenza, nel doppio senso del tedesco Gegenwart. Quindi sicuramente il tempo è stato meno considerato. Vediamo per esempio però che io ho cercato, quando ho fatto un po' di analisi di modalità con cui si sono incontrate le atmosfere, ho previsto che anche, pur valutando come emblematica la prima impressione che io ho di un luogo, di una situazione, ho parlato anche di un'atmosfera che varia nel tempo. Protensione, ritenzione, classici strumenti della fenomenologia husserliana, naturalmente c'entrano. È chiaro che io, mentre percepisco una presenza, ho anche una ritenzione e ho anche una protensione, perché anticipo ciò che i lati che momentaneamente non percepisco, eccetera, eccetera, anche se non sono lati nel senso tecnico della parola. Io entro in un ospedale, e chiaramente l'atmosfera dell'ospedale che provo è legata sia alle qualità immanenti del luogo, ma è sollecita anche il ricordo di altre visite d'ospedale, altre situazioni, e naturalmente è legata anche a ciò che mi aspetto dalla visita in ospedale. Quindi il tempo c'entra, però è vero, il tempo è debole nell'atmosferologia, ed è debole perché era sollecitata l'atmosferologia da voler ribaltare un paradigma dominante, tutto legato alla temporalità, che ha schiacciato la dimensione spaziale. Non che gli psicopatologi non se ne fossero occupati, perché Minkowski se ne occupa nell'ultimo capitolo, no, del tempo vissuto. È vero che da lì che parte anche Schmitz, tra l'altro, no? Minkowski, Beiswanger, ha parlato dello spazio intonato, no? Del Stimmtraum. Il von Durkheim ha parlato dello spazio vitale. Bollo poi ha dedicato un libro all'uomo e lo spazio. Insomma, c'è stata una corrente. Però è indubbio che la temporalità nella filosofia del Novecento ha avuto la meglio, per ragioni che adesso sono veramente lunghe indagare. Interessante anche il fatto, relazione alla temporalità, che si possa decidere oppure discutere se adottare il termine, la nozione di atmosfera, anche per parlare dei climi storici, quindi in qualche modo temporali. Questo è anche un problema aperto, perché rischia di essere un concetto che si allarga, si slabra troppo, no? Anche se io ho cercato di parlare, quando mi è capitato di parlare di sentimenti collettivi, non trovo niente di sbagliato nel parlarne come atmosfere. In questo senso però è una lunga storia, perché così come si parlava di moods, si parlava di aura, di epoca, eccetera, eccetera. Quindi è un problema anche questo aperto, non escludo quindi la dimensione temporale. Sicuramente la diagnosi per cui manca la temporalità, sono d'accordo, manca un po' la temporalità, questo è vero. Ma Gilberto, dato il tempo, rispondo quasi con una battuta, perché in realtà quello che tu dici, come sempre, apre scorci che fanno intravedere paesaggi grandissimi, che però percorreremo in un altro momento. Gilberto, sono assolutamente d'accordo che è una clinica del silenzio, è una clinica dell'invisibile, perché non è l'azione che vedi. Noi arriviamo provocatoriamente a dire: il paziente non paga per ciò che il terapeuta fa, ma per ciò che il terapeuta non fa. Aggiungerei vicino al silenzio un'altra cosa, è una clinica della poesia. Avevamo un incontro con la Chandra Kandiani l'altra settimana e dicevo, secondo me
un parametro per misurare l'andamento di una psicoterapia è il grado di poesia che è in grado di generare nel tempo. Perché la poesia è, come dire, la parola che si incarna e che esiste la carne in qualche modo. Questa cosa su Freud la trovo geniale, quella che tu dici. Freud era un genio. Io credo che sono serviti a Freud e ai suoi discendenti, nei quali collochiamo anche noi, perché tutti siamo figli in qualche modo di Freud, sono serviti 140 anni per abbassare le difese che ci avevano così tanto terrorizzati nella stanza di terapia allora, per cui abbiamo costruito tutta una serie di sistemi, di distanze, codici, decodificazioni, sterilizzazioni, perché altrimenti eravamo troppo presi, troppo esposti. Credo che ci sono serviti 140 anni per tornare a quel silenzio, ma senza quelle difese. Grazie del commento, Gilberto. Maria, posso permettermi di fare due domande? Ce l'abbiamo il tempo? No. Certo, certo. Ok, mi trovo un po' in imbarazzo, insomma, di fronte a un pensiero così complesso e ampio come questo dell'atmosferologia, nel quale oggi ci hanno fatto entrare Griffero e Francesetti. Però due domande le vorrei fare. Una dal punto di vista clinico, a cui in realtà mi aveva fatto, clinico o di teoria clinica se vogliamo in qualche modo, a cui mi aveva fatto pensare Gilberto in realtà in una delle sue lezioni in passato, e quindi questa è per Francesetti. Se è vero che è da superare anche un po' il paradigma duale della psicoterapia, della psicoanalisi duale, no? Relazionale, nel quale si continua a parlare in qualche modo di controtransfer, cioè di una proiezione che il paziente fa sul terapeuta, a partire dalla quale poi il terapeuta costruisce la terapia. Come possiamo rivisitare questo concetto anche proprio dal punto di vista terminologico, perché sappiamo che le parole trasmettono significati poi, per andare in una direzione che invece parli del qualcosa prima del soggetto e dell'oggetto, del qualcosa che non è un controtransfer, ma un qualcosa che parte tra di noi. E questa è la domanda, diciamo, più clinica. Invece una domanda più, se vogliamo, antropologica, forse per Griffero, mi ha colpito il passaggio della differenza tra l'Omero dell'Iliade e l'Omero dell'Odissea, nel quale metteva in evidenza il professore un passaggio dall'uomo che è nelle cose, come diceva Sartre, una coscienza che è nel mondo, direttamente presso le cose, presso il mondo, al passaggio a un uomo, a un modello antropologico di un uomo che riesce a controllarsi, riflette, media i sentimenti e decide. Non potremmo forse dire che siamo arrivati al punto oggi, con la dissociazione generata dalla realtà virtuale, dai social a cui accennava anche Francesetti, non possiamo forse essere arrivati a un momento in cui sarebbe l'ora di tornare alle cose, e in qualche modo forse la direzione che l'uomo dovrebbe prendere per la propria salute sarebbe quella di tornare nel mondo, nei paesaggi, nelle atmosfere, piuttosto che continuare a mediare, a controllare, a riflettere, a sapere, a conoscere. Queste le due domande. Grazie Giuseppe, anche qui sarò brevissimo e anzi mi dai l'occasione per rimandare un approfondimento di questo a una conference online che faremo il 4 e il 5 novembre, cioè la settimana prossima, in cui metteremo tre paradigmi a confronto sulla prospettiva di campo in psicoterapia. Psicoanalisi post-jungiana, psicoanalisi relazionale, modello fenomenologico gestaltico con Donna Stern e Giuseppe Civitarese. Tra l'altro i post-jungiani non parlano più di controtransfer, cioè ci sono voluti 140 anni per toglierci, secondo me, queste difese protettive. Allora, intanto una prospettiva di campo che secondo me è quella compatibile in modo particolare con un paradigma diverso dalla prospettiva personale, dove due individui che si scontrano e poi costruiscono qualcosa.
qui c'è un campo da cui emergiamo, questo cambia la clinica. Sul linguaggio abbiamo molte parole diverse, abbiamo le intenzionalità emergenti del campo che io colgo in modo patico e sensoriale, a cui do forma prestando la carne, e in particolare sono quei sentimenti disturbanti che io chiamo o lo straniero che bussa alla porta o atopon dal greco, tra l'altro con grande piacere ho scoperto che è utilizzato anche nel capitolo di Stanghellini e altri nel libro Psicopatologia atmosferica. Cioè c'è un linguaggio che cambia, perché transfer e controtransfer appartiene a un modello o monopersonale o bipersonale, non si può utilizzare in un'epistemologia di campo, perché dobbiamo trovare delle parole che non si riferiscono a individui già costituiti. Usa Anni, se zitto semplicemente, perché stai dicendo che i paradigmi sono incompatibili, no? Quello della clinica di campo e quello invece del transfer e controtransfer, della intersoggettività. Ecco, nel libro invece tu dici che la clinica del campo e delle atmosfere non è alternativa a questi altri modelli. Scusa, non sono riuscita a star zitta. Io sono molto affascinata dall'idea dell'integrazione, dell'unificazione addirittura della psicoterapia che adesso è di moda, no? Ci sono delle tendenze verso. Però una resistenza attiva a mescolare i paradigmi. Sì. Allora, nel tuo libro, nel libro vostro sottolineavo tutte le cose, mi vedevano i punti esclamativi, e lì mi sono fermata e ho detto: ma se dici che è come uccidere il paziente, è violenza fare diagnosi, come fai a mettere insieme? È un mio problema, non è una critica, cioè io non riesco a sottrarmi a questa ambiguità. Da una parte mi piacerebbe che la psicoterapia avesse dei fondamenti comuni e che non ci fosse questo spezzettamento di scuole in modellini e sottomodellini. Dall'altra però dico: come facciamo a mettere insieme paradigmi diversi? Una resistenza? Ma, vedi, io sono un cultore della differenza di paradigmi in modo da non confonderli in modo eclettico, e quindi transfer e controtransfer non si può usare in un paradigma di campo, secondo me, perché sono parole che appartengono a un altro paradigma. Quando dico che non sono alternativi, intendo dire che in una seduta io posso passare a essere all'interno di un paradigma monopersonale o bipersonale o di campo. Cioè questi paradigmi in realtà si muovono, o io mi muovo in modo più o meno fluido all'interno di questi paradigmi. Sì, siamo tutti un po' eclettici nella prassi, no? Però tu dici anche che avere a che fare con le atmosfere significa accostare il mistero. Sì. Lacan, come ripete sempre il mio amico Adone Brandalise, fare terapia significa saperci fare con ciò che non si sa. Sì. Ecco, e questo io lo condivido, però poi ho una grande difficoltà rispetto a questo eclettismo, a questo muoversi, non lo so, sarà che non sono democristiana di natura, non riesco a capire come si possa lavorare muovendosi, saltellando da un paradigma all'altro. Sai, per me è molto diverso mischiare i tre paradigmi, o che non credo di mischiare nel senso di utilizzare contemporaneamente, perché sono tre paradigmi diversi, ma ci sono momenti della terapia in cui un paradigma, come dire, mi è più di sostegno di un altro paradigma. Per esempio, in certi momenti del primo incontro credo che un paradigma monopersonale in cui il paziente mi parla della sua diagnosi e io rispondo a dei temi o delle domande diagnostiche, restando in un paradigma in cui parlo di come lui funziona, quando parlo di come lui funziona parlo di un paradigma monopersonale, il che non mi impedisce in quel momento
di cogliere cosa già si muove in un modo atmosferico e quindi sento qualcosa che è già in un paradigma di campo. Per me quello che conta è la chiarezza di distinguere tra i paradigmi, a questo io tengo moltissimo. Sì, credo... è già tanto. Scusami, mi chiudo. Mi taccio. No, è giusto, perché non è l'eclettismo disordinato che prende. Certo, è già tanto, però... qualche, in fondo sei sempre tu e l'altro è sempre l'altro. Assolutamente. Poi credo che questo apre molto di più. Credo che questo aprirebbe, come dire, un dibattito specifico su questo, no? Su diversi paradigmi, l'eclettismo, l'integrazione, la distinzione. Non volevo, è che no, è importante, la domanda di Giuseppe mi ha... È importantissimo, Maria, a questo punto. Mi ha sollecitato su qualcosa che è un mio problema. Invece voglio lasciare l'ultimo tempo che abbiamo... Ho solo una risposta molto rapida alla domanda di Salerno. Dunque, certamente Sartre è affascinante, proprio, del resto io l'ho utilizzato molte volte in questo aspetto di uscire fuori, andare nel mondo, lasciar fuori quello che chiama una filosofia invece alimentare, che è tutta introiettiva. C'è una cosa che questo però permette di sollecitare, cioè che la riflessione sulle atmosfere, a mio parere, nella linea schmitziana, quantomeno non può prescindere da essere una filosofia del corpo vissuto. Questo in Sartre è un problema, perché indubbiamente il tema è molto trattato da Sartre, però non dimentichiamoci che in Sartre il corpo vissuto è un corpo sorpassato, di volta in volta sorpassato nella misura in cui io sono sempre presso le cose. Questo esclude che si possa fare una fenomenologia del corpo vissuto interessante e si possa riflettere sul corpo vissuto. Quindi Sartre va bene, però io correggerei questo non escludendo che si possa fare una riflessione sul corpo vissuto mentre lo si agisce, lo si vive. Non necessariamente per Sartre l'idea che la salute consiste nel fatto che io sono presso le cose e non penso al mio corpo, insomma, no? Questa è un po' l'idea di Sartre. È l'idea, ma l'idea del corpo assente o silente, beh, io credo che invece una fenomenologia delle atmosfere è anche qualcosa che ha a che fare con, probabilmente, con quello che voi, per voi è il setting, la terapia, cioè deve avere anche alle spalle una teoria della incorporazione di un qualche tipo, che però io adesso, come dire, dovrei sviluppare, cioè che tipo di indagine della corporizzazione o incorporazione accade nella pratica terapeutica. È una forma specifica, ma di qualcosa che accade anche la vita quotidiana, noi continuamente incorporiamo e scorporiamo nel rapporto con le persone, le cose, anche con gli oggetti. Tutto questo oggi non abbiamo parlato, del corpo vissuto, ma è proprio quello su cui, tanto è quello su cui lavorerò, perché il prossimo libro esattamente su questo tema uscirà l'anno prossimo. Insomma. Quindi, però ecco, credo che le atmosfere, potrei anche definirle così, sono sentimenti nello spazio che trovano una risonanza nel corpo vissuto. Dunque, bisogna capire cosa sia il corpo vissuto. Quale delle teorie di tutto il Novecento del corpo vissuto vale la pena riprendere o sviluppare per capire meglio anche l'atmosfera? Dunque, siccome siamo... grazie, hai detto ancora cose che meriterebbero un'altra ora di discussione. Però c'è una domanda, vedo. Sentire se c'è ancora... Mario Rossimonti, non sei andato via? Pronto? No, sono qua. E allora, visto che ci sei, potremmo approfittare perché tu ci aiuti a fare una conclusione di questo. No, non ce la vuoi concedere. No, sono qui per riparare. Ci contavo, volevo... Grande piacere averla qui con noi, professore. Piacere mio. Grazie della bellissima serata. Va bene, allora non insistiamo. Era un'ottima occasione, visto che non ci vediamo sempre. Ma sì, siamo liberi. E allora, se non ci sono, non so se qualcuno gli scappa proprio una domanda, abbiamo ancora qualche tempo. Sara Pierre, non lo vedo. Salve, mi sentite? Sì,
Sentiamo, sì, sentiamo. Ok, salve, sarò telegrafica perché mi rendo conto che è tardi, avrei tante, tante domande, però mi chiedevo, una principalmente a Griffer e un'altra al professor Francesetti. È chiaro che emerge anche dal vostro libro che le atmosfere sono, diciamo, tutto tranne che dentro, quindi sono sia fuori che tra, come dice anche nell'intervento Kimura Bin, sono oltre, in qualche modo vanno al di là di soggetto e oggetto. Mi chiedevo proprio per questo motivo che se si potesse parlare di una prototipicità delle atmosfere psicopatologiche, perché certo sono fuori, e correggetemi se sbaglio, sono... immanenti dei luoghi, almeno da quello che ho avuto modo io di comprendere da quel po' di studio che ho fatto su questo argomento, ma esistono nella misura in cui ci sono il soggetto e il terapeuta. Nel momento in cui questo campo si interrompe perché uno dei due elementi viene a mancare, questa stessa spazialità è compromessa. Quindi mi chiedevo, e chiedevo quindi soprattutto a Griffero, se secondo lui si tratta di atmosfere che sono prevalentemente tutte spurie, oppure se c'è una prototipicità anche in questa spazialità così particolare, che quindi è sì esterna, ma è anche legata a due soggetti che si incontrano all'interno di questo campo. E poi mi chiedevo al professor Francesetti una domanda sulla ricaduta applicativa di questo concetto di atmosfera. Dal libro emerge chiaramente che... correggetemi sempre se sbaglio, che l'obiettivo era quello di in qualche modo rendere l'atmosfera l'emblema del potenziale trasformativo in qualche misura della pratica clinica, che però concerne soprattutto la prospettiva del terapeuta. Mi chiedevo banalmente nel vostro esercizio di questa pratica si è notato un potenziale trasformativo anche per il paziente, cioè se questa modalità di approccio che si focalizza sul campo abbia portato in qualche modo un potenziale di trasformazione anche dalla prospettiva del paziente, se avete avuto modo in qualche misura di constatare questo. Grazie. Grazie, Sara. Dunque, più che prototipiche, io direi che sono un caso estremo, molto radicale, di quello che ho chiamato atmosfere relazionali, che indubbiamente il campo che si produce, la spazialità in cui questo avviene, è indubbiamente dovuta alla relazione fra il terapeuta, il paziente o cliente che sia. Ora, però non è proprio il caso, siccome abbiamo insistito molte volte sul fatto che questa in-betweenness non produce i due poli della relazione, produce due poli ma non è il risultato meccanico dei due poli, è chiaramente un caso estremo di relazionalità, nel caso in cui praticamente la relazione scaturisce da una situazione comune. Quindi non le metterei fra le prototipiche, sai, per una sola ragione, perché le prototipiche in fondo sono quelle che potremmo dire, sai, Schmitz dice abgründig, cioè abgründig, come si traduce, abissale, senza fondamento. Invece, chiaramente nel caso di una terapia in psicologia, chiaramente c'è un paziente che non conoscevi prima, c'è un luogo che non è quello, non è la strada, c'è una serie di condizioni che permettono di in qualche modo localizzare, anche se non nello spazio metrico, questo sentimento che si produce. Il caso dei prototipi, che secondo me sono quelle rarissime, in cui tu non puoi addurre nessun tipo di riferimento, nessun polo intenzionale, nessun polo relazionale, insomma. È talmente poco relazionale che addirittura tu ne sei schiacciato, no? Non sei in grado di interagire in nessun modo con l'atmosfera prototipica. Le prototipiche ce ne sono pochissime, secondo me accadono molto di rado. La maggior parte delle atmosfere in cui noi viviamo sono quelle indubbiamente relazionali. Il caso della terapia credo sia un caso, una relazionalità molto radicale, molto estrema, quindi che rasenta la prototipicità senza esserlo. È una risposta che non ci ho mai pensato, quindi chiaramente improvvisata. Ma intanto voglio ringraziarti pubblicamente, Sara, per quello che hai fatto il lavoro editoriale per questo libro, quindi grazie per tutto il lavoro straordinario che hai fatto. E riguardo alla tua domanda, non sono sicurissimo di averla capita bene, quindi magari ne riparleremo, cioè se questo ha portato un potenziale trasformativo anche per il paziente, se capisco bene.
Io direi che indubbiamente sì, perché nel momento in cui il terapeuta tematizza e focalizza questa dimensione pratica e atmosferica, questo diventa un patrimonio comune nella terapia anche per il paziente, quindi in qualche modo è qualcosa che non può prescindere se accade qualcosa a me che accada qualcosa anche al paziente, non in senso psicoeducativo, noi non è che raccontiamo che adesso lavoriamo con le atmosfere o raccontiamo di queste cose, cioè non è un aspetto psicoeducativo, ma è un aspetto di processo terapeutico che influenza il processo stesso nel momento in cui lo guardiamo in un certo modo. In questo senso, come nella meccanica quantistica, non c'è modo che osserviamo qualcosa senza modificarlo. Quindi grazie Sara, anche per tutto il lavoro fatto. Grazie a voi, grazie a voi. Bene. Allora. Forse Gianni, se posso permettermi, forse il paziente non dovrebbe nemmeno essere consapevole di una come dire, un tentativo di allestimento atmosferico della terapia, perché se fosse la sua consapevolezza rischia di vedere come manipolativo la situazione in cui ci si trova. Questo vale in tutti i rapporti atmosferici, no? Se io vado a un concerto e vedo che tutto è molto manipolato per farmi provare X, probabilmente resisto molto di più, quindi... Sì, Tonino, ma per sfatare fantasmi non esiste un approccio strategico atmosferico, quindi non c'è niente che io voglia produrre da questo punto di vista, ecco. Sì, sì, è l'effetto che a me fa la pubblicità del mulino bianco, sì. Quelli che fanno colazione tutti felici, tutti contenti, inzuppano. Mi viene sempre in mente quanto si odiano e a prendermi quell'atmosfera. Il fatto di provarla è inversamente proporzionale al grado di consapevolezza che hai dei meccanismi con cui la stai prodotta. Ma questo è il grande lavoro della terapia, cioè diventare consapevoli delle atmosfere che ci prendono è il processo terapeutico, perché è l'unico modo di liberarcene. Vabbè, tutto quello che è artefatto non risponde a quella bellezza di cui parlavi tu già. Allora, siamo arrivati alle 8 e in conclusione a me viene da dire che ci siamo tenuti tutti una quindicina di domande a testa o di condimenti o di magari anche critiche, perché no? Certo. Quindi il mio terrore è che questa storia delle atmosfere diventi di moda, come tanti altri concetti, e che poi perda il suo spessore, la profondità, la radicalità di questa proposta, no? Succede a quasi tutte le belle parole che si portano dietro tante novità e dopo un po' diventano annacquate nell'uso un po' superficiale che se ne fa, no? Successo adesso, non vi sto a dire gli esempi, ma ognuno di noi ce ne avrà in mente qualcuno. Prima che diventi troppo di moda, il prossimo libro che scrivete tornate a presentarlo. Perché ci siamo tenuti tutte queste domande dentro, e quindi fateci sapere se... Tanto sono 2 ore, le potete dedicare a noi, no? Ogni tanto. Molto volentieri. E allora fateci sapere quello che fate o se c'è qualche altra. Prima che appunto le atmosfere diventino, passino nella bocca di tutti gli psicologi, gli architetti, le pubblicitari, e non si capisca più che cosa sono, no? Quindi... Va bene. È un mezzo appuntamento che vi chiedo. Grazie. D'accordo, grazie. Grazie anche a Gilberto per la funzione in qualche modo di veramente di stimolo che hai portato, e grazie a tutti voi per esserci. Infatti grazie a tutti quelli che sono qui, più o meno conosciuti, però sono contenta. Ecco, vedo Tiziana, ciao Tiziana. Sono contenta che ancora queste conferenze vi interessino, ma vi interessano perché sono ad alto livello. Quindi è giusto così. Va bene. Allora ci rivediamo la prossima occasione con tutti voi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie. Al prossimo libro. Ciao.
Ciao Gilberto. Ciao, ciao. Arrivederci, grazie. Arrivederci.